Siamo nel nord della Siria. Le truppe regolari di Damasco prima bombardano e poi conquistano un villaggio nella provincia di Aras. In giornata le forze governative sostenute dai caccia russi e dai miliziani sciiti libanesi di Hezbollah hanno ripreso anche il controllo della centrale elettrica di Aleppo, da tempo nelle mani dell'ISIS. Dall'inizio di febbraio il regime di Damasco ha ripreso oltre 800 km quadrati di territorio e 73 centri abitati. Lo sostiene il portavoce del Ministero della Difesa di Mosca, il generale Igor Konashenkov. L'inarrestabile avanzata del Rais nei territori in mano alle forze ribelli preoccupa sia turchi e sauditi che Stati Uniti e alleati. In questo modo sarà difficile cacciare un Assad rafforzato. Intanto continua a salire la tensione diplomatica tra Ankara e Mosca. I russi bombardano soprattutto i civili, denuncia oggi il governo turco, lo stesso che però è rimasto in silenzio per anni di fronte ai massacri della popolazione da parte dei jihadisti dello Stato Islamico. Ed è ancora il governo turco che da giorni bombarda senza sosta i villaggi curdi in territorio siriano. Inoltre, secondo i media locali, almeno 500 miliziani turchi anti-Assad hanno sconfinato sabato col consenso del governo di Ankara. Ieri è arrivato a sorpresa nella capitale siriana l'inviato speciale ONU Staffan de Mistura, che oggi ha sollecitato il via libera senza più ritardi degli aiuti umanitari verso le città siriane assediate. La Siria è un inferno. In mezzo a questo inferno la popolazione è sempre più stremata, mentre si continuano ad estrarre corpi dalle macerie delle scuole e ospedali rasi al suolo ieri da missili nelle province di Aleppo e Idlib. Le vittime civili sono salite a 50. La Francia accusa. Il fatto potrebbe costituire un crimine di guerra. Di questo passo gli accordi di Monaco per un cessate il fuoco resteranno su carta per molto tempo.